Ci avevamo fatto la bocca, stavamo già pregustando quello che poteva essere un successo contro l'Inter, ci è andato un po' di traverso, ci è andato di traverso perché tutto è maturato nell'ultimo quarto d'ora. Difficile dire che alla fine il risultato non ci può stare perché le parate di cranio, le occasioni avute dall'Inter, in particolare nel primo tempo, dicono di un Inter che meritava di andare in vantaggio e anche di raddoppiare nei minuti che hanno caratterizzato il centro del primo tempo. Ma il nostro top player, Cragno, aveva costruito quella che poteva essere una grande impresa che aveva avuto poi nel colpo di Sottile nel corso del primo tempo, quella occasione, quel momento che ti sblocca la partita e ti fa capire che stavolta può succedere qualcosa di importante. Il Cagliari, peraltro, nel primo tempo, al di là di quei 10 minuti in cui abbiamo subito quasi passivamente i colpi dell'Inter, se non fosse per Cragno e qualche altro sprazzo, nel primo tempo aveva tenuto lontano la squadra nell'azzurra dalla propria area di rigore, dimostrando la propria personalità, non rinunciando certamente anche ad attaccare. Nel secondo tempo ha continuato su questa stessa falsariga, finché non sono arrivati i cambi. Ed ecco cosa cambia molte volte nel corso delle gare, che un allenatore pensa a una soluzione tattica e per interpretare quella soluzione tattica a tutti i giocatori che servono. Addirittura ne può cambiare due se per caso uno si infortuna. Inserisce prima Hakimi, inserisce poi Sensi, gli altri cambi sono giocatori come Ashley Young, come Lautaro Martinez, tutti giocatori di un valore assoluto che nel momento in cui decidi di cambiare dal punto di vista tattico la partita, sanno anche interpretare il pensiero dell'allenatore. Anche il nostro ha interpretato poi la mossa per cercare di arginare un Inter che spingeva di più sulle fasce, pensando di portare più avanti il baricentro del gioco e passando alla difesa a 3. Per questo ha inserito Klavan al posto di Faragò, che forse poteva stare ancora in campo per spingere e difendere. Meglio sa spingere e difendere, sa fare le due cose rispetto a Zappa, preferito invece in campo. E soprattutto la mossa che ha tolto dal campo Sottile, che se Nandez fosse in forma non lo avrebbe certamente fatto rimpiangere, ma il Nandez che abbiamo visto entrare in campo non è il Nandez che si poteva pensare, non è il Nandez che conosciamo, non è il Nandez dalle sue potenzialità. Ed ecco che quello che poteva essere un pensiero positivo e atto a neutralizzare l'Inter da parte dell'allenatore, nel valore, nell'interpretazione dei giocatori, nello stato di forma dei calciatori, diventa invece una mossa al contrario. È lì che l'Inter vince la partita, è in queste due mosse, perché poi la spinta non è che cresca particolarmente, però è il Cagliari che non sa più pungere come pungeva precedentemente e quindi l'Inter può attaccare di più. Trova il gol su un colpo al volo di Barella dopo una respinta di Cragno con i pugni all'esterno dell'area e poi trova il gol su un pallone scagliato dentro l'area dallo stesso Barella, alto più che lungo, con palla che si è abbassata dove Cragno non è riuscito a intercettare. E D'Ambrosio, pensate, è entrato 20 secondi prima per sostituire Hakimi, che era entrato all'inizio del secondo tempo per infortunio. D'Ambrosio gioca il suo primo pallone spedendolo alle spalle del portiere. Poi il terzo gol è frutto della disperazione, il Cagliari che all'ultimo calcio d'angolo manda avanti anche Cragno e sulla ribattuta mi è sembrato di rivedere una vecchia partita tra Cagliari e Napoli che finì 1-0 per il Napoli con il desiderio del Cagliari di vincerla, si era sullo 0-0 al 95esimo, stavolta si stava perdendo, quindi la giustificazione per un contropiede come questo che Lukaku conclude completamente solo calciando il pallone nella rete sguarnita, insomma ci poteva stare, ripeto, perché è frutto della disperazione. È forse frutto anche del fatto che per un'ora, per 75 minuti, alla fine si era costruita la possibile impresa e quindi quella che sfugge piano piano come impresa lascia l'amaro in bocca, tanto da perdere anche un po' con la testa, in modo scriteriato andando a cercare quel pari che ritenevi che fosse il male minore dopo aver accarezzato l'idea della vittoria. Insomma, è andata male e ci lascia un po' l'amaro in bocca. A me particolarmente anche il gol di Barella, perché negli anni giovanili di Barella avevo pensato che lui potesse essere il giocatore simbolo del Cagliari del futuro. È un professionista che ha scelto diversamente, ha scelto di interpretare il suo mestiere più di quanto si possa interpretare il romanticismo di un calcio che ormai non c'è più e ha segnato contro il Cagliari, dando al Cagliari il dispiacere in questa giornata in cui abbiamo pensato per un attimo di poter soverchiare i valori. L'Inter, grande corazzata, la squadra che vale di più a livello di soldi dell'intero campionato per il valore della rosa, è riuscita alla fine a far valere i suoi calciatori in una gara in cui la forza degli eroi, la forza di chi ne parte perdente,
sembrava poter in qualche modo sopperire e capovolgere i valori per far amare ancora di più il calcio, che invece stavolta ha fornito la esatta interpretazione numerica di quelli che sono i valori, le potenze che vengono messe in campo.